Caro Fra Enrico, prima che le mie parole diventino preghiera, permettimi di esprimere la gioia e l'emozione per l'onore che mi è stato concesso di dare voce agli aderenti ai gruppi di preghiera, la cui fondazione fu sollecitata da Padre Pio in risposta ad un appello lanciato il 17 febbraio del 1942 dal venerabile Papa Pio XII, che esortava la costituzione di falangi di uomini e di giovani che, tenendosi strettamente uniti a Cristo, almeno ogni mese si nutrano del pane di vita e inducano anche altri a seguire il loro esempio. In tanti decenni questa istituzione ha ottenuto il riconoscimento della Santa Sede. Si è dotata di uno statuto e di un regolamento. È presente principalmente in Europa con 2.424 gruppi, di cui 1.890 in Italia. Ma ce ne sono quasi 339 nel continente americano, 57 in quello africano, 34 nell'area asiatica e 15 in Oceania. In questo momento, sentendomi unita ad un'assemblea senza confini, nel rinnovare una fiducia illimitata e il filiale affetto nei confronti di colei che alle nozze di Cana è diventata la prima di una lunga schiera di santi intercessori e che ai piedi della croce è stata resa madre dell'umanità, vorrei pregare e invitarvi a pregare per i due gruppi di preghiera presenti in Ucraina e per l'intera popolazione di questa nazione, chiedendo per essa l'inestimabile dono della pace. Per questo, ora, a nome di tutti gli aderenti ai gruppi di preghiera, rivolgo la corale supplica alla Beata Vergine delle Grazie come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici. Hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.